Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio, è ospite della piattaforma scuola.net e così parla di differenti cose. Quindi fa una diretta streaming con gli studenti, dice diamoci del tu e dice te lo sentiresti mai, te lo saresti mai immaginato di dare del tu a un primo ministro? Commenta uno dei due intervistatori in studio, dopo aver scherzato sul fatto di aver fatto nottata per la legge di bilancio, un po' come fanno gli studenti prima dell'esame. Spiega di non poter anticipare nulla di specifico, ma a proposito del rapporto deficit-PIL sarà un numero un po' più alto, sopra il 2%. Cos'è successo? Che Conte ha radunato, fatto una riunione a notte fonda tra PD, Movimento 5 Stelle, LeU e il nuovo entrato. Italia dei Valori, no, Italia delle Valori, sì, Italia Viva di Matteo Renzi, proprio perché stavano cominciando a esserci tensioni sulla manovra. PD vuole mettere tassa e fare aumentare l'IVA, Di Maio dice non ci sarà nessun aumento dell'IVA e Renzi che dà manforte a Di Maio. Chi se lo sarebbe mai immaginato? Di Maio che esiste politicamente proprio perché il movimento nasce contro Renzi e Renzi sta aiutando Di Maio nel fronte del no all'aumento delle tasse, cose molto strane, ma nel nostro Parlamento e nella nostra politica ormai siamo abituati a vederne di tutte e di più. Poi dice, se dovesse spiegare a suo figlio che ha 12 anni cos'è il successo fra il Conte 1, cos'è successo fra il Conte 1 e il Conte 2, cosa gli direbbe? Chiedono gli studenti e lui risponde, mio figlio era felicissimo che io tornassi alla vita normale. Non è durato, è durato solo qualche giorno. Poi il telefonino è tornato a squillare. Gli ho spiegato che c'era questo nuovo appello, questo invito nell'interesse del paese e che non potevo sottrarmi. Vabbè, lui lo chiama l'interesse del paese, però naturalmente lui è stato ammaliato dal potere, quindi è prevalso l'interesse personale di governare con una coalizione contro un altro partito per non andare a votare. Quindi lui dice: questo invito del paese non potevo sottrarmi. Diciamo che non potevi sottrarti al tuo superego smisurato, caro Conte. E poi dà la sua benedizione al Movimento per il Clima, dicendo pure mio figlio è andato in manifestazione. E lui ha detto agli studenti di essere anche favorevole alla possibilità di votare a 16 anni. E dice la maturità psicofisica è una convenzione, ritengo che oggi a 16 anni molti ragazzi siano più maturi di alcuni cinquantenni. In altri ordinamenti giuridici è già così, ma è materia di cui deve occuparsi il Parlamento. Però ovviamente poi ci sono anche dei tredicenni che sono molto più maturi dei sedicenni, allora dai il voto anche ai tredicenni. E poi dici, ci sono delle persone, dei bambini di 9 anni che sono molto più maturi dei tredicenni, allora dai il voto anche a quelli di 9 anni. E poi dici, mio figlio di 4 anni è molto più intelligente dei suoi coetanei, allora facciamo che hai il diritto di votare dalla nascita. O votano i tuoi genitori per te perché non sai neanche di che cosa si tratti. Quindi a voi non fa venire in mente nulla questo abbassamento dell'età per i votanti? Ragazzini che vanno alle manifestazioni per il clima, magari sono votanti di centrosinistra, quindi ampliare la platea degli elettori per vincere le prossime elezioni. Che strane idee che ha Giuseppe Conte, eh? Ormai ammaliato dal potere, si è definito un uomo di sinistra, di centrosinistra, quindi probabilmente sta pensando come poter vincere un'altra volta le elezioni. Lui ormai si sogna alla presidenza del Consiglio chissà per quanti anni, ormai lui non vuole più lasciare Palazzo Chigi, pensa che quello sia il nuovo lavoro a tempo indeterminato, come se fosse il lavoro in un'azienda, mi hanno assunto a tempo indeterminato, sono diventato l'avvocato degli italiani. E poi Conte parla della cosiddetta guerra delle girelle, vi ricordate le girelle Motta? Quelle
Non so chi di voi si ricorda le girelle, non so più se esistano ancora, forse qualche anno fa le ho viste. Erano le girelle fatte con all'interno cioccolato e, come si dice, pane cioccolato, le girelle, no? Chissà, adesso leggendo questa guerra delle girelle mi è proprio venuto in mente quelle girelle che mangiavo quando ero ragazzino. Quindi Conte ha fatto sapere che di tassare le merendine, come ventilato dal suo ministro Fioramonti, non se ne parla proprio, anche se lui aveva detto che era d'accordo, ma voi sapete, comandano i due partiti di maggioranza, due, scusate, quattro partiti di maggioranza, come chiamano le quattro sinistre, LeU, PD, Movimento 5 Stelle e Renzi, le quattro sinistre, le quattro grazie, no? Nel documento odierno, dice Conte, non abbiamo considerato di tassare le merendine. Vorrei incentivare comportamenti alimentari consapevoli, come il consumo di frutta fresca e latte, ma senza provvedimenti penalizzanti. Ma i 3 miliardi per la scuola, università e università chiesti da Fioramonti, che ha minacciato di dimettersi se il governo non li avesse messi nella legge di bilancio? E lui risponde: Fioramonti può stare tranquillo. Nella manovra non ci saranno tagli all'istruzione. Il governo deve investire in scuola, università e ricerca, ma devo anticipare che abbiamo pochi fondi. Daremo dei segnali a partire dall'Agenzia Nazionale della Ricerca che voglio parta subito. Quindi avete capito cosa ha detto? No, Fioramonti voleva 3 miliardi per... sì, 1 miliardo per l'università, per dare 100 euro in più in busta paga a tutti i professori di tutti i livelli, per eliminare il precariato. Avete sentito cosa dice? Lui aveva minacciato di dimettersi se non si trovavano almeno subito 1 miliardo entro dicembre. Lui dice: no, ma Fioramonti deve stare tranquillo perché non ci sono tagli sulla scuola. Non che gli dai i soldi per la scuola, ma deve stare tranquillo, non ci sono tagli sulla scuola. E poi aggiunge: dobbiamo potenziare gli asili nido per consentire a tutti di usufruire e sfruttare gli stanziamenti per l'edilizia scolastica per proteggere i nostri figli contro gli eventi sismici. Conte poi parla della necessità di valorizzare il trattamento economico. Cosa vuol dire? Di dare più soldi ai professori, avvicinandoci leggermente alla media europea. Non si può arrivare alla media europea perché vorrebbe dire almeno raddoppiare gli stipendi di maestri e professori, cosa che lo Stato non lo si può permettere perché il nostro è uno Stato in fallimento. Perché negli altri paesi possono pagare i maestri e professori almeno il doppio, in alcuni casi 3 volte? Perché non hanno il nostro debito pubblico al 140%. Il nostro debito è il 40% più alto della produzione di ricchezza, che è il PIL, in un anno. Quindi non ci sono soldi, o come volete dire, non c'è trippa per gatti. Quindi Conte dice: no, attenzione, caro Fioramonti, non ti posso dare i soldi, ma guarda che non faccio tagli. Guarda che non faccio tagli. Quindi lui da una parte dice: non ci sono soldi, non faccio tagli alla scuola, e poi continua a parlare del libro dei sogni, come se volesse convincere gli italiani che lui sta realizzando il libro dei sogni e non la manovra finanziaria. Quindi parla di: vorrei aumentare lo stipendio dei professori avvicinandoci alla media europea, ma sta dicendo che non ha soldi e non farà tagli, come dire a te. E poi c'è il problema dei concorsi e dei precari. Dobbiamo assumere i vincitori dei concorsi, gli idonei del 2016. Quindi ancora devono assumere quelli che hanno vinto i concorsi nel 2016. Sono passati 3 anni, quasi sono 4 e non li hanno ancora assunti. E poi i precari e i neolaureati che vanno assunti su basi meritocratiche, ma anche riconoscendo punteggi maturati negli anni. Che la scuola diventi meritocratica e non nepotismo. Guarda quanti riescono ad avere le loro cattedre per motivi, diciamo, sportivi. Il Premier ha poi detto che andrà nelle scuole per parlare di Costituzione, educazione ambientale. Anche Palazzo Chigi diventerà plastic free. Cosa vuol dire plastic free? Libero dalla plastica, cioè bicchierini di plastica per il caffè, per l'acqua, eccetera, eccetera. E poi parla di bullismo e cyberbullismo. Però le cose che dice Conte sono interessanti, però sono il libro dei sogni, nel senso che lui dice:
C'è la manovra, aumenteremo l'IVA, non ci sono soldi per i maestri, Fioramonti deve stare tranquillo, non faremo tagli alla scuola, e poi parla dei suoi sogni, però non dovrebbe parlare dei suoi sogni, perché rimangono dei sogni, non può dire io vorrei fare mille, no, mi piacerebbe mille cose, perché quello lo può dire chiunque in Italia, chiunque può dire le cose che sta dicendo lui in questa intervista a scuola.net. No. Abbassare le tasse, aumentare gli stipendi, aumentare le pensioni, non avere più precari nella scuola, aumentare gli stipendi. Ma questo lo può dire chiunque. Se tu vai in giro a ripetere questa cosa, non è che ripetendola sia vera. E poi nel libro, nella sua intervista, lui dice anche questo riguardo alla scuola che ha frequentato. Alla domanda com'ero da professore, lui dice: spero che mi si riconosca di essere sempre stato rispettoso della persona. I voti non regalavo nulla, ma senza mai penalizzare gli studenti. Poi rivela di aver avuto il massimo dei voti alla maturità, al liceo classico, tra le materie più amate, filosofia e storia. E dice poi: chiedo perdono ai miei professori di matematica. Pur avendo buoni voti, non ho mai aperto un libro di matematica. Facevo gli esercizi al volo. Il primo banco era troppo esposto, dall'ultimo non si segue molto, il secondo banco è strategico, dice. Gli esami, conservavo sempre la lucidità. Copiare a scuola, no. Mi si chiedeva un lavoro di squadra. E così ha fatto anche un piccolo spaccato del conte scolastico, o perlomeno del conte che vuol far vedere, chissà se veramente non copiava, chissà se veramente non ha mai copiato, chissà se veramente non ha mai aperto un libro di matematica e faceva gli esercizi al volo sempre perfetti, chi lo sa, ma d'altronde dobbiamo prendere per buono quello che dice. Ma più che sulla sua scuola, io metterei i puntini sulle i, sui sogni. Lui continua nelle interviste, andare in giro, raccontare il libro dei sogni, un po' imita Di Maio coi 20 punti di governo, un po' il libro dei sogni. Però bisogna parlare e dire: io non posso dare soldi alla scuola, io non posso assumere i precari, io non posso aumentare gli stipendi dei maestri e dei professori. Invece lui dice: non lo posso fare, però vorrei aumentare. Ma col vorrei, la politica non si fa con il vorrei, si fa o non si fa. E onestamente si dice: non posso. Non dici 10 secondi non posso e poi parli per mezz'ora, aumento di qui, aumento di là, perché poi il rischio è che la gente si ricorda solo l'ultima parte di quello che tu dici, che è la parte dei sogni, e dice: ma lui vuol fare tutte queste cose. Sì, ma non le può fare. Lo ha detto nella prima parte, ma nelle dinamiche dell'apprendimento umano, di quando si ascolta una persona, si ricorda l'ultima parte, come in una conferenza si ricorda sempre l'ultima parte della conferenza. Comunque lui probabilmente lo ha capito. Quindi comincia con le cose negative, poi finisce con i sogni e la gente si ricorda i sogni di Conte. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.